Dorsi, candidata alla presidenza di regione Lombardia, questa sera a Gallarate a presentare la sua campagna elettorale. Lo slogan scelto è i margini eh, al centro. Ha parlato in questi giorni di deserto sociale in Lombardia, è proprio così? Sì, esatto. Eh, noi abbiamo proprio questo obiettivo ambizioso che è quello di riportare i margini al centro. E chi sono i margini? I margini siamo noi, è la gente normale, è la gente che vive in periferia, è la gente che fa fatica eh, a pagare le bollette, è la gente che vive con un lavoro precario e povero, è la gente che il lavoro non ce l'ha. Ecco, noi pensiamo che eh, finalmente la politica debba tornare a dare voce a questi margini, che sono il 99% della popolazione lombarda. Eh, invece fino ad oggi eh, quello che abbiamo visto invece è una politica orientata all'1% della popolazione lombarda. Che è quello 1 che detiene i privilegi e tutte le ricchezze del paese. Parliamo di sanità. Insomma, si parla di Regione Lombardia. Eh, voi siete contro l'accreditamento, siete per la sanità completamente pubblica. E qua, proprio tra Gallarate e Buster Sizio, sta per nascere il nuovo ospedale. Eh, un progetto che voi credo intendete fermare. Sì, esattamente. Eh, noi troviamo inaccettabile che. Eh, Tutte queste risorse vengono stanziate eh, verso eh, poli ospedalieri privati. Noi non siamo contro il privato, noi diciamo che il privato deve fare il privato con i propri soldi. E invece l'80% delle risorse che ad oggi ci sono in Lombardia sulla sanità devono essere investite nella medicina pubblica. Quindi sicuramente più assunzioni per quanto riguarda eh, gli ospedali pubblici, ma anche andare a potenziare tutta la medicina territoriale, che è il principio della prevenzione. La differenza tra un modello privato e un modello pubblico di sanità è proprio nella parola prevenzione, perché la prevenzione non fa profitto e ovviamente il privato in quello non ci vuole investire. Per noi invece è fondamentale tornare da quello. Un altro tema fondamentale del vostro programma elettorale è l'ambiente. Qui siamo a due passi da Malpensa. La Regione Lombardia ha siglato un accordo con i nove comuni dell'intorno per ampliare la cargo city 44 di 44 ettari di Brughiera, un progetto che l'Unione Popolare della Regione Lombardia vorrà fermare. Sì, assolutamente, siamo anche già in contatto con i, comit con i comitati appunto eh, contro questo progetto scellerato di cementificazione di Malpensa, che è un piccolo eh, polmoncino verde che resiste, e noi pensiamo che eh, vada cambiato il paradigma. Eh, questo è un modello di sviluppo vecchio, non più sostenibile, e invece va lanciato eh, un nuovo paradigma che metta al centro proprio la sostenibilità, metta al centro un turismo più lento, metta al centro un'agricoltura eh, più di prossimità, biologica e anche montana. Siamo contrari appunto a questo modello che invece porta eh, a cementificare il territorio e porta eh, a fare profitti ai soliti nomi noti, perché è poi di questo che si tratta. Ecco. Volete anche bloccare le Olimpiadi Milano Cortina 2026? In che modo e perché, soprattutto? Perché noi siamo coerenti: nel momento in cui diciamo stop consumo di suolo e diciamo stop cementificazione selvaggia, per noi anche un evento sportivo dovrebbe essere sportivo, ma in realtà poi non è più sportivo. Come Olimpiadi, è un progetto che va fermato. Eh, io amo la Valtellina perché sono una camminatrice, sono anche cicloturista, mi piace tantissimo andare da quelle parti, ecco, eh, vedere quei progetti che vanno a squarciare in due quella valle, a me piange il cuore, anche perché stiamo andando a distruggere delle montagne per un evento che dura due settimane, quello scempio che rimarrà a vita, ecco, io chiedo anche ai cittadini lombardi di pensarci un attimo su questo. Le faccio l'ultima domanda. È politica. Rischiare di spaccare la sinistra e di spaccare il fronte è sempre il modo per aiutare il centrodestra a governare. Non c'era possibilità, visto la candidatura di Maiorino, che comunque è una candidatura che guarda a sinistra, l'accordo con i 5 Stelle, un partito di Conconte che guarda più sempre ai temi sociali. Non c'era possibilità di un accordo. In cosa siete diversi? In tante cose siamo diversi. Prima di tutto, eh, quando noi parliamo di sanità pubblica, è perché vogliamo realmente una sanità pubblica e quindi andare con Maiorino che mette come capolista Pregliasco che è il personaggio eh, più di spicco in Lombardia per la sanità privata perché comunque è direttore sanitario del Galeazzi ecco ci sembrava un po' un controsenso e poi c'è un altro elemento fondamentale di cui non parla nessuno ma che per noi è molto importante che è il tema della guerra. Unione Popolare è una lista pacifista eh, contro tutte le guerre. In Lombardia abbiamo la, centrale di, insomma, la base di, di, di Ghedi, eh, una base NATO, che in questo momento contiene al suo interno delle testate nucleari. Ecco, noi fare accordi con un partito, che è il PD, che invece comunque a livello nazionale continua a appoggiare l'invio delle armi, ecco, ci sembrava eh, non, proprio non praticabile.